Ingegnere Salvo Iacono, sei in un posto remoto, ma che ha una importantissima valenza storica, culturale, identitaria, con Porto Empedocle. Perché? Nel nostro percorso di identità storico-culturale del nostro territorio, questo rappresenta praticamente la prima pietra che ha delimitato i confini del nostro comune. Questa pietra, che era in uso nelle suddivisioni dei terreni dopo Garibaldi, intorno alla prima metà del 1860, è stato definito il territorio Porto Empedocle. Questa pietra rimane, suddivide tre territori comunali: Real Monte alle nostre spalle, Porto Empedocle alla nostra destra e Agrigento nella parte nord-ovest. La pietra rimane da questa a sua volta suddivide i feudi sempre nel territorio di Porto Empedocle tra il feudo Fama e il feudo Durruè. Ricordiamo che nel nostro percorso di informazione del nostro territorio abbiamo affrontato già il feudo Fama, ora proseguiremo con il feudo Durruè, poi il feudo El Ragabo, il feudo Ciuccafa e il feudo Invichen. Questi cinque feudi sono stati devoluti da parte del comune di Agrigento per la costituzione del territorio di Porto Empedocle, che sino a quel punto era soltanto un decurionato del molo di Girgenti ed era soltanto costituito dalle strutture portuali.